Allora, prima domanda, intanto siete ancora ristretto? Sì. Quali sono i vincoli? Mi ritrovo in regime di non di sorveglianza speciale nel modo più assoluto, ma divieto di dimora, c'è obbligo di dimora. Quindi alla sera, come lockdown soft, giusto? Esatto, sì. Lockdown. È vero, corrisponde al vero che il PM aveva dato l'ok alla vostra libertà? Corrisponde al vero? Come no, certo. E invece il tribunale si è opposto. Si è opposto. Con quale motivazione? Che potevate ancora scappare, inquinare le prove? No, perché ancora non ci sono motivazioni nuove. Visti i capi di imputazione. Ah, ok. Ha ritenuto che non fosse ancora idoneo il momento, giusto? Esattamente. Vabbè, per essere chiari, non tutti sanno le cose. Okay. Ci trovavamo in una fase processuale ancora delicata. Embrionale, esatto. Prima di entrare nel merito, come vi sentite un po', tutti questi articoli, le cose, come vi sentite? Come mi sento? Mi sento... Voi siete un tipo, noi ormai, inutile che ci raccontiamo balle, no? Ormai ci conosciamo dopo la prima intervista, eccetera, e quindi io vi giudico uno abbastanza cool, uno abbastanza, non uno molto emotivo come tipo, però insomma vedersi in prima pagina magari farà un effetto, no? Come no, più di una pagina, nel senso di me ne stanno parlando ancora oggi, cose che non fanno con nelle stesse operazioni, non ne hanno parlato come ne parlano di me. C'è una infatuazione incredibile su questo processo Martingala, inspiegabile, realmente inspiegabile. Beh, mica tanto, perché voi siete il simbolo, già come vi presentate, allora parlo non di quello che siete ma della rappresentazione, allora l'uomo che tutela i soldi dei grandi gruppi criminali, punto A, fatemi finire la domanda però, se no, che tutela i grandi gruppi criminali, poi l'uomo che ha vissuto tanti anni a Milano e che ha conquistato i salotti di Milano bene, l'uomo che si presenta bene, vestito bene, cioè non potete meravigliarvi dell'attenzione, no? Ok, bene, dottor Klaus, allora, cosa rispondo a merito? Io rispondo che in buona sostanza, siccome il riciclaggio del denaro delle cose come sono stato apostrofato dalla PG, dottore. Ora, in buona sostanza, il riciclaggio non è un'accusa astratta, cioè tu sei un dranghetista, oppure tu fai parte di qualche associazione che di traffico di droga e quant'altro, che non è facile, diciamo, aver contezza della difesa. Perché è un reato astratto, ma essendo un'accusa di riciclaggio ci serve un mezzo che sarebbero le società o conti correnti e quant'altro per poter fare questo riciclaggio, è d'accordo con me? Ma però se lei mi dica, ascolta, prego dottore, scusate, no, se mi ha fatto la domanda ho risposto, scusate. Ok, le faccio capire. Sì, allora, sì. Se lei mi dice io sono un riciclatore della 'ndrangheta, per essere un riciclatore ho bisogno di delle società e dei conti correnti per riciclare. È chiaro questo? È chiaro? Sì, va bene. Quindi non è una accusa astratta di cui non si puoi difendere. No, tu mi accusi di riciclaggio, vuol dire che con le mie società io ho riciclato i soldi della 'ndrangheta per mezzo delle mie società. Vabbè, lei invece dice che la merce c'era, il materiale c'era, giù in questo. Oltre questo, che è importantissimo senz'altro, le faccio un'altra osservazione, cioè se la 'ndrangheta ho riciclato i soldi della 'ndrangheta per 1 milione di euro, cioè vuol dire che la 'ndrangheta mi ha badato del contante ho fatto entrare nelle mie società attraverso delle operazioni
a loro riferibili, d'accordo? Sì. Oh, quindi se noi andiamo a fare una disamina dei conti correnti, una disamina delle mie società, dobbiamo trovare dove questa falla, dove sono stati questi soldi, è d'accordo? Ok, e se questa falla non c'è, oppure è presumibile per 180.000 euro, no? Perché il signor Barbaro mi richiedeva l'emissione di fatture per società attive negli appalti pubblici, in modo che lui potesse incassare una tangente, bisogna tranquillamente capire quali sono queste società, giusto? E sono state individuate, perché oggi noi attraverso le dichiarazioni del maresciallo Pellegrino, che ha ben testimoniato in udienza del 24 settembre quali sono queste società, noi le abbiamo individuate queste società, e sono la Italian Job. No, attenzione dottore, mi deve seguire però. Allora, sì, ma non entriamo troppo nel tecnico, andiamo più alla sostanza, diciamo, al rilievo, capito? Cioè, cosa vuole dire con questo, in soldoni? Io stavo entrando, però non è facile che dall'altra parte capire quello che io voglio certo, dire. Certo, ascolti, questo è vero. Ascolti, mi ascolti, dottora. Allora, facciamolo con calma. Allora, se loro dicono che io sono il riciclatore della 'Ndrangheta, cioè vuol dire che io ho riciclato dei soldi loro. Cioè, lei dice in soldoni, se io sono, sintetizzo, un riciclatore della 'Ndrangheta, questo riciclo è fine a, i soldi sono fine a se stessi, non c'è un riscontro aziendale di materie di società, ho capito bene? Bravo. Cioè, per farle capire, se io ho 1 milione di euro in contanti, d'accordo? Da riciclare, lo do a Simone. Simone, per riciclarlo, che cosa deve avere? Delle società o dei conti correnti per farlo analizzare? Ora, se viene fatta una disamina di questi conti correnti di questa società e non vi è un solo versamento di soldi contanti, come si fa a riciclare? Vabbè. Oppure, quindi soldi contanti no, giusto? Escluso. È d'accordo con me? Vabbè, e quindi? No, ma è d'accordo con me? Vabbè, non sono un tecnico. Ok, non tecnico, quindi non c'erano i contanti. Non c'erano i contanti, e quindi? Logica. Ascolti, no, dottore Klaus, deve andare per logica. Allora, riciclare del denaro vuol dire ci sono delle somme appartenenti alle cosche di derivazione derivanti da delitto che vanno riciclate, cioè attraverso una persona tipo Antonio Scimone che lei mette nel mercato. Quindi in mettere nel mercato, se lei mi dà 1 milione di euro, lo devo fare entrare nelle società, sì o no? Sì, e quindi non c'è, secondo se lei non c'è. Ascolti, se lei me lo dà in contanti, va versato in qualche maniera? Sì o no? Sì, certo. Anche a tranche. A tranche, certo. Domani. E quindi questi soldi questo non ci sono, quindi? Non ci sono. Nella disamina dei conti correnti non vi è un versamento di soldi contanti, anzi il contrario, ci sono dei prelevamenti. Attenzione, e questi soldi possono anche entrare attraverso modi diversi. Cioè, come dice la PG, che attraverso del segnale contante io avrei fatto, l'avrei dato alle delle società fruitori di false fatturazioni, i quali a fronte del ricevere questi soldi contanti hanno fatto dei bonifici. Mi segue? Sì. C'è? Sì. No, sì, c'è? C'è sì o no? Sì, sì. Okay. Bene. Quindi, in buona sostanza, queste persone devono necessariamente aver ricevuto una falsa fattura, giusto? Certo. Okay. Ma se individuando il periodo 2014-2015 come ha fatto la PG, no? Ok, il valore di queste entrate si accerta a 5 milioni di euro, d'accordo? Ok, sì. E la società capogruppo, no? Società capogruppo che ha acquistato del materiale presso società multinazionali extragruppo, cioè non attenzionate, cioè Marcegaglia, Iro S.p.A., Ferriere Nord, cioè società multinazionali addirittura quotate in borsa,
risulta un acquisto di 3 milioni di euro, d'accordo? E questo materiale non è mai stato ritrovato, cioè questo acquisto di questi 3 milioni non è mai stato ritrovato un solo pacchetto di ferro. Cioè significa che questo materiale è stato realmente venduto a chi? Alle società che l'hanno utilizzato. Magari avete fatto qualche cresta su quelle cose lì, no? Cresta che vuol dire? Cresta vuol dire in gergo milanese che, vabbè, poi un po' di materiale veniva consegnato e un po' era un giro di riciclaggio, no? L'andrangheta fa ste robe o no? Un po' vero, un po' finto, o non è fattibile tecnicamente? Cioè, lei sta parlando di false fatturazioni? Sì, cioè, esatto. Sovrafatturazioni. Sovrafatturazioni, bravo, sovrafatturazioni. Ma quindi... bisogna fare degli accertamenti se ci sono delle sovrafatturazioni. Senta, sì, certo, però scusa, perché avevate un rapporto? Dottore Klaus, se lei mi dice che, come dice l'accusa, che è tutto falso, che è solo riciclaggio, invece noi ci ritroviamo 3 milioni di euro, non contestano la sovrafatturazione, ma la totalità della fatturazione falsa. Falsa, certo. Quindi che cosa succede? Succede che prima bisogna fare una indagine fiscale per capire se ci sia o meno della falsa fatturazione, cioè della sovrafatturazione, e poi dire, individuare la forbice della falsa fatturazione che è servita a Barbaro per incassare delle tangenti, giusto o no? Se questo non viene fatto, automaticamente è un processo su un binario morto, giusto? Beh, non mi pare, visto che ci sono già state delle condanne. Oh, le condanne sono state, ci sono state condanne, perché in abbreviato? L'abbreviato non entra nello specifico di come stiamo facendo io e lei in questo momento. Ah, ok, è più sommario. È più sommario. Essendo sommario, non possono sapere se c'è stata merce nelle transazioni. Senta, le leggo questa intercettazione, allora. Dai, vai. Barbaro richiede di emettere una fattura di noleggio del mezzo meccanico Fiat Allis al minuto 50.31. Barbaro, sì. Fai un Italian job di noleggio a luglio, lo puoi fare fine luglio. Dopo una serie di battute nelle quali parlavate di altro, Barbaro dice testualmente: 30 agosto, la puoi fare 30 agosto, falla 30 agosto, dai. Cioè, considerando che siamo il primo settembre, agosto era perfettamente in regola, bla 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 bla. Non c'era promiscuità finanziaria tra lei e il Barbaro? Ottimo, fammi quella fattura, fammi quell'altra fattura, dai, non è normale. Ottima osservazione, dottore. C'era promiscuità. Ottima osservazione, esattamente. Però le dico una cosa, le dico questo: ammettiamo il caso, come io ho sempre sostenuto, che il Barbaro abbia segnalato, no, la possibilità di poter noleggiare il mezzo, d'accordo? Quindi ad una società che lui conosceva, va bene? A fronte di un contratto a precedenza fatto, va bene? Chi poteva essere chi poteva sapere le ore giuste di noleggio del mezzo? Solo lui. Quindi lui mi dice: fammi la fattura di noleggio, metti tot ore, no? Va bene? Devo uscire 2-3 mila euro. Ma questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il mezzo c'era, il contratto c'era, l'utilizzo del mezzo è stato realmente utilizzato dalla società che l'hanno noleggiato, ma nessuno si è informato per capire se realmente quel mezzo si trovava in quel posto. Sa perché non l'hanno fatto? Perché hanno a priori considerato che il mezzo, la società Italian Job, non l'abbia mai noleggiato, cioè non l'abbia mai noleggiato perché non esisteva. Capito? Poi si sono accorti che esisteva il mezzo successivamente. Quindi è stata un'indagine. Però leggo anche altre frasi. Sì, va bene, fai, deve uscire 5 rotti, deve uscire.
cioè non è un rapporto lineare con... Allora, attenzione, c'è qualcosa di più, una... non dico che ci sia affiliazione, però c'è qualcosa di più. Attenzione, attenzione, se lei sa il momento, in quel momento quando l'azienda ha in casa, cioè quando l'azienda può pagare quel momento, lei dice falla da 2-3 mila euro, perché so che 2-3 mila euro le possono pagare in questo momento, anche se l'importo è maggiore, capito? Anche se l'importo è maggiore, 2-3 mila oggi li possono pagare, poi magari alla fine faremo il saldo, ok? L'importante qual è, dottore? Che il mezzo ci sia, e che sia esistente, e che il mezzo sia stato realmente noleggiato, perché se lei non si informa che il mezzo sia stato realmente noleggiato, il resto è acqua fresca, mi capisci cosa voglio dire? Perché nelle ipotesi commerciali normali è chiaro che io posso andare a richiedere una fattura, se io ho disponibilità in conto corrente di 10.000 euro, sai che fai? Fammi una fattura di 10.000 euro, perché 10.000 te le posso pagare, poi ci vediamo per il resto. Ma ciò non pregiudica se è stato o meno noleggiato il mezzo, mi capisce? Lei dice comunque, al di là di quello che può essere il dialogo confidenziale, comunque poi la prestazione c'è stata. C'è stata, il mezzo esisteva realmente, il mezzo è stato noleggiato realmente dall'azienda, perché la PG poi è andata a domandare, dice, senti, ma tu hai noleggiato questo mezzo? Sì, ci hanno detto. Insomma, tu hai accertato o non lo hai accertato se il mezzo realmente era in quel cantiere, perché lo potevano fare, perché al momento dell'intercettazione l'APG avrebbe potuto fare l'indagine per dire se realmente quel mezzo si trovasse in quel cantiere o meno, non l'è stato fatto. È stato solo ipotizzato che non è vera la fattura, perché secondo i loro riscontri la società Italjob emittente della fattura non era in possesso del mezzo. Senta, perché lei ha avuto esigenza di fare società in Inghilterra, in Croazia? In Inghilterra, perché in Inghilterra? Perché in Inghilterra? Nulla è un problema, l'Inghilterra ma perché? Perché? Da cosa scappavate? Io lo spiego. L'Inghilterra era della Comunità Europea? Sì. Ok, è paragonabile all'Italia. Però è anche un paradiso fiscale, no? Ci vanno tutti gli arabi. Ma non lo dica nemmeno per scherzo, se nella Comunità Europea non è un paradiso fiscale, dottore. Beh, anche Lussemburgo è un paradiso fiscale. Per certi aspetti, mi consenta? Attenzione, però... queste società avevano conto corrente in Inghilterra? Ma non ha risposto alla domanda, però, dottore Scimone, perché se un businessman come lei è lineare e onesto, non sto facendo la morale, allora, sto facendo il mio lavoro. No, alt, non sto facendo la morale, lungi da me. Non mi va di giudicare, perché poi non mi va, sto solo facendo il mio lavoro. Allora, perché aveva esigenze di creare tutte queste presunte cartiere in Inghilterra, in Croazia, in cosa, eccetera, eccetera, e sapendo che gli interlocutori erano Barbaro, Nirta, i regimi. Ci siamo. Dottore, le rispondo con arroganza. Sì, prego. Le società di cui lei parla, inglesi, che sarebbero la International Building o le società cipriota per Turbo LTD e quant'altro, sono state individuate in Italia con partita IVA, cioè queste società, pur essendo estere, hanno partita IVA italiana, sono state dichiarate nella dichiarazione dei redditi, cioè non occulte ma ben evidenziate, quindi paragonate a società italiane, cioè nulla a che dire. Ma quindi perché farle lì? Perché farle lì, quante tasse si pagano all'estero, dottore? Allora, lei dice, alla fine se io voglio pagare meno tasse non è un reato, questo? Bravo, l'importante è non sparire, l'importante è metterci la faccia, ce l'ho messa. Se le società inglesi hanno partita IVA italiana, dottore, cioè vuol dire che non mi sono nascosto, soltanto ho una strategia commerciale per pagare meno tasse, ma io non mi sono nascosto, perché se mi volessi nascondere non avrei fatto la partita IVA italiana, dottore.
Quelle società inglesi hanno partita IVA italiana, hanno codice fiscale italiano, sono state assoggettate allo spesometro, dottore. Cioè, lei dice un controllo già, diciamo, rutinario del fisco c'era già stato, cioè erano identificabili. Chiaro, alla luce del sole, i fondi neri sono neri perché nessuno li deve sapere. Se avesse voluto creare fondi neri non avrei fatto la partita IVA italiana di quelle società, dottore. Però Croazia, Inghilterra, Croazia, dove... ugualmente, lei sa che in Slovenia sono state pagate 180.000 euro di tasse in contanti, in soldini. D'accordo. Lei lo sa che in Romania sono state pagate 100.000 euro di tasse in contanti? Lo sa? Ci sono delle relazioni di studi blasonati commerciali che certificano questo, se vuole gliele mando. Dottore. Poi ancora una cosa. Però l'andrangheta è abile. Sa qual è l'accusa dell'andrangheta, dottore? Sa qual è? Glielo spiego subito. L'accusa dell'andrangheta è questa: che Barbro mi richiedeva l'emissione di fatture, no? A favore di società attive negli appalti pubblici per chiedere delle tangenti che io avrei incassato attraverso delle false fatture restituite a lui per contanti. Questa è l'accusa di Ndrangheta, d'accordo? Però l'accusa della DDA è... questa è l'accusa della DDA, dottore, non c'è altro. Ascolti, le finisco il discorso. Ci sono delle intercettazioni che sono il progressivo 30-36, d'accordo, in cui si sente Barbaro richiedere delle informazioni e delle false fatturazioni per ipotetiche, no? A nome di questa azienda. Facendo la somma attraverso lo spesometro e della disamina del conto corrente, sai quanto equivalgono la somma di queste fatture? 185.000. Vabbè, è un monologo. Sa quanto è il volume di affari di quelle società che hanno messo quelle fatture? 20 milioni, dottore. Cioè, su 20 milioni di euro, 185.000 euro sono ipotetiche. Senta, in un'intercettazione ripresa oggi dalla Gazzetta del Sud, voi dite, lei dice, a sottolineare la possibilità di disporre, voi stesso, scrive la Gazzetta del Sud, che fate capire... la disponibilità di disporre, leggo testualmente dell'articolo scritto dal collega Francesco Tiziano, disporre di una serie di aziende contabilmente coinvolte in una moltitudine di transazioni commerciali fittizie consistenti in acquisti, fatemi finire dottore Cimò, consistenti in acquisti e vendite di merci in realtà mai avvenute, progettate ad hoc sulla carta per ottenere in prima persona e procurare ad altri indebiti vantaggi fiscali, consistenti nell'illecita compensazione dell'IVA, quindi neanche l'IVA pagavate, e dell'imposta sul reddito delle società. Ciò avveniva, chiudo dottor Giù, ciò avveniva proprio mediante l'emissione di falsi documenti fiscali come fatture non fiscali, e che attestando sia la vendita della merce che il suo materiale trasferimento l'hanno controparte all'altra, ne certificavano l'autenticità. Tutto finto! Attenzione, dottore, questa è un'ipotesi giudiziaria, non è un'intercettazione. Va denunciata questa persona, perché non ho mai detto questo. Dottore. Voi eravate un consulente delle cosche. Ma quale cosche? Se noi le cosche sono state individuate e sono in Barbaro. Barbaro, altre chi? Mi dica lei. Mirta? Mirta che cosa? Mirta era un mio socio. Mirta è un mio socio. Quindi il cliente era Barbaro. Il cliente era Barbaro, gli introiti di Barbaro sono 185.000 euro, dottore, possiamo fare quello che volete, ma sono solo 185.000 euro contestati dall'APG e hanno sequestrato milioni di euro per 185.000 euro, dottore. E poi quello non è un'intercettazione, quello che ha letto lei adesso è una sintesi investigativa. No, quella è solo un'ipotesi giudiziaria, non c'è nessuna intercettazione dove io dico che faccio delle false fatture, dottore.
Ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando. Tra l'altro la DDA dice sì, che voi, un attimo, sì, che lei, non, pur non essendo inserito in alcun specifico sodalizio, ha instaurato un rapporto su un piano di sostanziale parità, quindi contate parecchio, volto sì, a conseguire reciproci vantaggi. Quindi voi sì, avete un peso criminale che al tavolo. Fatemi finire, avete un peso criminale volto a conseguire reciproci vantaggi consistenti per lo Scimone, qui c'è un errore di stampa, nell'imporsi sullo scenario come consulente ed esperto affidabile in grado di canalizzare, gestire ed incrementare ingenti flussi di denaro reimpiegati nella creazione non solo di società a scopo, ma anche nell'avvio di attività più tradizionali ma altrettanto remunerative. Quindi loro non negano che le attività ci fossero, ma in realtà servivano poi a veicolare operazioni fittizie. Ok, allora dottore, se si rimane all'ordine di custodia cautelare che è stato emanato dal pubblico ministero, cioè è tutto falso, non c'è nulla di vero perché la merce non c'è, è chiaro che è come dice lei, è inutile stare qui a spostarsi e dire il contrario, ma oggi dopo che aver scoperto che esiste merce in quelle transazioni, è chiaro e plausibile che quelle transazioni siano come dico io, cioè esiste il ragionevole dubbio che io abbia realmente venduto la merce, perché la merce esiste, quindi certo, bisogna prendere per ogni fattura e capire se realmente quelle fatture è esistente o meno, mi capite? Perché se ho acquistato 3 milioni di euro di merce e loro mi contestano 5 milioni di riciclaggio, quei 3 milioni io che cosa ho fatto con quella merce? Me la sono mangiata? O a qualcuno l'avrò pure venduta? E se l'ho venduta qualcuno l'avrà pure pagata, e quindi chi va a pagare? Fa riciclaggio o acquista la merce? Dottore Klaus, mi risponda lei. Quindi se l'ipotetico riciclaggio, si confluisce in 185.000 euro, che sarebbe la somma delle fatture emesse a favore del Barbara Antonio dietro la sua richiesta ad società che hanno fatto lavori pubblici, il valore del riciclaggio, il valore della raddrangata è 185.000 euro. Sai che volumi di affari avevano quelle società per cui che hanno emesso quelle fatture? 23 milioni di euro. Quindi su 23 milioni di euro, 185.000 euro ipotetiche che sono della raddrangata. Non vi seguo perché intanto non sono Buscolini, 180.000 euro, non sono Buscolini. Su 20 milioni, dottore, su 20 milioni sono Buscoline. Mi risponda. Senta, lei. No, mi risponda, sono 20 milioni, sono Bruscolino. Lei a lei chi l'ha aiutata a fare tutte queste società? Dottore Scimone, a lei chi l'ha aiutata a fare tutto questo dedalo di società? Perché non può essere stato da solo. Ah no, io ho un diploma di ragioneria. Allora, sulla sua genialità, consentitemi l'aggettivo, sulla sua genialità malefica non ci sono dubbi, è una genialità, ma tra virgolette malefica, diciamo. Questo c'è un businessman, no. Malefico. Lo rifiuta. Ok. Ma chi l'ha aiutata a fare questo? Il migliore personaggio, il migliore stratega di Milano lo metto sotto braccio. Il migliore stratega di Milano lo metto sotto braccio. Partendo dalla Calabria, cioè dal nulla, dottore, cioè dal nulla, non dove ci sono i soldi, dal nulla, dalla Calabria, da zero, meno zero. Dove c'è scusi, non può. Una persona come lei, che secondo l'ipotesi d'accusa si siede al tavolo di Mirta, di Barbaro e Mirta cosa? Mirta non ha un euro! E come faceva a essere vostro socio se non aveva un euro? Perché era mio socio, voglio dire, era un mio socio, non avevo un euro. Lei ha mai temuto per la sua vita? Ma non dica cosa, perché qualcuno dice che potrebbero farvi fuori. Ma per fare cosa? Perché lei sa i segreti di tutti, diciamoci la verità. Ma i segreti di cosa? Ci vogliono i numeri per fare il riciclaggio. Qual è la vostra assicurazione sulla vita? Dottore, non si prolunghi. Per fare il riciclaggio ci vogliono le società.
dove sono questi soldi che mi ha dato la banca, dove sono entrati, dove, lei lo sa, lei lo sa. Mi dica, lei lo sa. Però i sequestri sono stati, scusi. Dalle lascia stare i sequestri, dottore, che poi sono tutti palliativi. Lei lo sa da dove sono questi. Come lascia stare i sequestri? Però mi lasci fare le domande, dai. Dottore, il sequestro che è stato fatto è sempre relativo all'inizio dell'OCC, dell'ordinanza dell'OCC. Non è cambiato nulla. Cioè è una conseguenza di quell'OCC? Bravo, oggi c'è la scoperta della merce, oggi c'è la merce, quelle transazioni, c'è la merce, mi capisce? Che è stata ancora negata, siamo all'OCC, fermi, all'ordinanza di custodia cautelare, non si vuole capire. Però lei non poteva, gliel'ho già fatta questa domanda, gliela rifaccio, ne abbiamo già parlato nella precedente intervista. Però non si poteva non immaginare che con i Nirte e i Barba non si andava a mettere nei casini, Scimone, dai. Dottore, quando io ho conosciuto Nirte, quando ho conosciuto Barbaro, lasciamo stare Nirte che non ha un euro, quando ho conosciuto Barbaro... Ma se non ha un euro, perché era socio? Era socio con me perché lo ha aiutato, io sono lui, siamo... Ah, l'altruismo! Io lo conosco da quando eravamo all'asilo, abbiamo... Ah, vabbè, vabbè. Vabbè, voi siete anche un abile... Quale abile? Abile... Siete bravo nella retorica, era aiutato dall'asilo. Dottore, sono un imprenditore, un businessman. A Klaus Davi non l'avete aiutato, a Nirta sì. A chi? Dico, lancio una battuta. Guarda caso, chi aiuti? Guarda caso, Nirta. C'è un cognome che fa paura. Ma quale paura? Lui è un avvocato incensurato, l'ho incensurato, io e lui ci siamo cresciuti, abbiamo la stessa età. Vabbè. L'amicizia. Che c'entra lui con la 'ndrangheta o il padre, anche il padre. No, hanno avuto tante cose in famiglia. Sì, sì, tante cose. Lo sai che è stato assolto al mandamento il padre? Cioè, sì. Hanno avuto, dai. Sì. Vabbè, allora quindi nessun mea culpa. Cioè Antonio Scimone non... una domanda scomoda, dottore, perché domanda scomoda non me l'ha fatta, me ne faccia una, mi mette in difficoltà se è capace. No, ma io non voglio me... No, lo faccio, mi mette in difficoltà, una domanda in difficoltà. No, le domande sono queste, che altre... Non ci sono domande che mi può mettere in difficoltà. Io penso che i cognomi hanno peso. Scusate. Hanno peso come lo dice lei, lo dice quella PG, ma i fatti dove sono? Quanti sono? Siccome io lavoro con le famiglie di 'Ndrangheta. Quanti sono i soldi che sono stati riciclati per nome di Barbaro? Ipotetici, lo sa? Te lo dico io, 185.000 euro. È così. Quanti sono i soldi girati nelle mie società? 20 milioni. È come dire che domani mattina un andranghetista compra 1.000 euro di azioni della Fiat e domani le si dica che la Fiat è sovvenzionata dall'Andrangheta. Lo sa o no? Non è esattamente la stessa cosa. No, è preciso. Mi dica lei il contrario. Non si mette dalla parte della... Poi non, voi non siete uno qualsiasi sulla piazza, no? Faccio una domanda... Anche il vostro matrimonio, eccetera, cioè... Sì, il mio matrimonio, ma voglio andare adesso. Ne abbiamo già parlato, no? Cioè, ha avuto il suo peso, i vostri cognati. Grazie, dottore Klaus. Una domanda che possa mettere in difficoltà lo Scimone. In difficoltà ci siete voi, non ci sono io. Mi faccio una domanda che mette in difficoltà. Perché se deve giustificare Nirta con l'amicizia da bambino, già non ci siamo. Ah, non ci siamo. Che ha fatto Nirta? Un incensurato fino a 40 anni senza far nulla, avvocato, professionista. Di cosa mi devo giustificare? Del suo cognome. Mi devo giustificare soltanto del suo cognome, io mi devo giustificare delle sue azioni, non del suo. Quindi non l'ha aiutata nessuno a fare le... Ma nessuno, mi faccio una domanda. Come ha fatto da solo a fare questo dedalo di società? Come? Non c'è una domanda che lei mi possa mettere in difficoltà. No. Non c'è. Vabbè. Non risponde. Ma cosa non risponde? Ho detto chi l'ha aiutata a fare questo dedalo di società? Nessuno, io ho fatto ragioneria, ho un'intelligenza immensa. Mi posso mettere a paragone con Marchionne, tranquillamente. Tranquillamente. La mia competenza. Perché non avete messo al servizio
il vostro genio delle buone cause. È vero che voi fate l'imprenditore, pertanto dovete guadagnare, ci mancherebbe. Però perché non rispettando le norme, facendo le cose in Italia, non era meglio? Le mie società si sono identificate in Italia, dottore, sono paragonate a quelle italiane. Quando io ho una società estera e la dichiaro nella dichiarazione delle tasse italiane, è normale, è normalità, è illegalità, è illiceità, nessun problema, mai nascondersi. Ogni cosa è stata scoperta perché io le ho dichiarate. Però uno parte da bianco, un piccolo... C'è un'altra di domande che sia questa volta... Parte da bianco e crea un impero a 40 anni. Allora, da quando sono partito? Sono partito dal 2008 con 0 lire e sono arrivato a dichiarare 2 milioni di euro. Perché ho le palle. Me ne faccio. La DIA ha detto che è inesatta quella dichiarazione. Chi ha detto inesatta? La DIA ha detto. Mi interessa dirlo, dottore. Solo chi interessa dirlo, dottore. Solo chi interessa dirlo. Io aspetto una domanda. La DIA dice che voi guadagnavate molto di più. Più di 2 milioni di euro? Sì. Per dichiarazione? Ah? Sì, che è inesatta. O no? Vedi che la DIA dice il contrario, perché se mi hanno fatto il sequestro del bene per disparità tra quello che ho e quello che ho dichiarato, ma sai che cosa vuol dire? Zero, perché i miei beni sono di una lunga inferiore rispetto a quelli che ho dichiarato. Non esiste uno in Calabria che ha dichiarato quanto ne ho dichiarato io. Dottore, attendo sempre una domanda che mi possa mettere in difficoltà, dottore, da lei. Cioè, me la faccio. Lei dice, me la faccio, lei dice... La cifra è talmente alta che da sola dimostra la mia trasparenza, dice questo, giusto? Ma stiamo scherzando, è chiaro che è così. Lì confluiscono tutte i redditi delle mie società, di cui ho pagato le tasse. In Slovenia ho pagato 180.000 euro, in Romania ho pagato 100.000 euro e in Croazia ne ho pagate altrettante, d'accordo? Che mi si venga a dire quali sono i numeri che io ho favorito l'Andrangheta, perché favorire, riciclare vuol dire, si presuppone che ci sia un conto corrente. Però avevate anche dei clienti su Reggio, no? Di famiglie di Reggio o della Piana, Piana, dappertutto. Non si poteva scegliere dei clienti un po' più presentabili? Più presentabili che vuol dire? Che sono clienti che hanno problemi? Cognomi insomma imbarazzanti. E me ne faccia uno. Piromalli. Ma quale Piromalli? Con chi ci ha avuto a che fare, dottore? Io ho venduto della merce a Bagalà. Che Bagalà? Vabbè, Bagalà uguale Piromalli. Ma guarda, attenzione, relax. Allora, Bagalà non è altro che è stato accusato, no? Quindi presunto aver favorito le cosche Bagalà e le cosche Piromalli. Cioè io, vendendo della merce a Bagalà, avrei favorito nel suo tramite anche la cosca Piromalli. Cioè, io sono sospettato di aver favorito Bagalà, che è sospettato di aver favorito Piromalli. Siamo troppo lunghi, dottore. Troppo lunghi, cioè se io dovessi fare una vendita a un'azienda mi dovrei accertare prima se l'imprenditore è uno dranghetista, oltre questo mi dovrei informare pure se lui in eventuale caso stesse favorendo una associazione dranghetista, cioè ma quanto lontano dobbiamo andare, dottore? Faccio prima non vendere la merce, dottore, di cosa dobbiamo quanti fare? Dipendenti aveva lei nelle varie società in totale? 40 dipendenti barra mese. Sa quanto ne ho adesso? Zero. 40 dipendenti dove? Nelle telejob, fra le telejob e le altre società del gruppo. Ma dove lavoravano? Dove fisicamente? Qua, in Calabria. Ma dove in Calabria? Come dove? A Bianco, tra Bianco, poverino. Cioè avevate degli uffici... Certo, no, ci ritrovavamo tutti i giorni presso la collanina e si partiva per andare a lavorare, e questa ne è certo anche la PG, dottore, ne è certo anche la PG. Ma scriva giusto, dottore, scriva giusto. Vabbè, dai, mi sembra che... Antonio Scimone non ha paura di parlare con nessuno, non ha paura di nessuna domanda, mi capisci? No, su questo... No, non chi ha mai detto? Il problema non è rispondere alla domanda, il problema è dire la verità nelle risposte.
la risposta con la verità oggi, che ha processo inoltrato, ha processo in cui sono state testimoniate quello che bisognava dire dal maresciallo, cioè dal testimone clou di questo processo, è stato già detto. E sai che cosa ne è uscito? Nulla. Nulla, è vero, totalmente il contrario. Sì. Quindi io rispondo nella verità, le rispondo con le carte. Di quello che io ho detto adesso, se vuoi le carte, gliele mando. No, no, basta, basta. Apposta. Va bene, quindi niente, il 12 ci sarà. Chiudiamo, cosa ci sarà il 12? Il 12 sarà quello che gli ho detto io adesso, lo ripeterò al presidente. No, ma tecnicamente cos'è? Una vostra deposizione? Tecnicamente? Esatto. Deposizione esatto. Dell'imputato? Esattamente. Ok. Esatto. Va bene. Dichiarazione spontanea si chiamano. Come? Si chiamano dichiarazione spontanea. Ma perché non vi fate interrogare? Perché ancora interrogare non è possibile, alla fine del processo si può interrogare. Ah, ok. Ok, ok. Noi ci saremo e seguiremo, seguiremo. Tra l'altro si parlerà anche di una nostra intervista, giusto? Bravo, esatto. Perché si parlerà di questa intervista? Perché la mia intervista è stata ascoltata da tutta la PC e da tutti chi deve giudicare. Mm-hmm. Cioè, perché è un processo attenzionato, cioè io di quello che faccio, che dico giorno per giorno, vengo attenzionato dalle forze dell'ordine. Vabbè, fanno il loro lavoro, però qual è il problema? Era un'intervista, era pubblica, qual è il problema? Bravo. Okay. Non ho risposto forse a tutte le sue domande. No, no, ma io non ho niente da dire su questo. Non ho niente da dire. Oggi, non ho risposto forse a tutte le sue domande. Non ho niente da dire. Poi sul fatto tecnico delle fatture saranno. Non è che possiamo fare un'intervista sulle singole fatture. Quindi. Ma non verrebbe loro, non l'hanno fatto perché non l'hanno mai trovate, non l'hanno mai contestate. Vabbè, questo lo dite voi. Non lo dico io, le mando le trascrizioni se lei vuole. Va bene. Va bene. Intanto grazie per la disponibilità, perché devo dire che c'è stata assolutamente. E ci aggiorniamo il 12.